è uno strumento vincente quello di portare lo sport all'interno del carcere. Infatti, grazie all'associazione abbiamo potuto implementare l'attività all'interno del carcere, che è molto importante. Soprattutto non è solo fine a se stessa, solo per attività sportiva, perché durante questo percorso di formazione avranno la capacità, la possibilità di avere un patentino e l'indomani, quando usciranno, potranno anche esercitare l'attività di istruttore. Quindi è vincente su tutti i punti di vista. Siamo partiti con una beta versione, abbiamo un gruppo di folto di detenuti, una quindicina, considerando la popolazione detentiva, ma sarà esteso non solo a tutto il carcere di Pescara, ma sarà esteso a tutti i nostri 8 istituti penitenziari. Questo è un grande progetto che Sport e Salute sta avviando su tutto il territorio nazionale. In Abruzzo abbiamo 5 di questi progetti, di cui 3 sono rivolti a comunità educative e 2 riguardano le case circondariali come questa di Pescara, e domani poi ci sarà anche Teramo. Dare delle opportunità attraverso lo sport, che è un grande maestro di vita, lo sport, e non solo fisico naturalmente, insegna le regole, il rispetto delle regole, è una grande opportunità, una grandissima opportunità. E abbiamo partecipato e aderito a un bando di Sport e Salute e l'abbiamo vinto con la BGSA. Siamo molto orgogliosi, è il primo progetto nazionale di golf all'interno delle carceri, e soprattutto sono molto orgoglioso perché nella fase di start-up, quindi le prime lezioni, abbiamo visto veramente una passione incredibile. Ce l'aspettavamo, nel senso, nei nostri sogni, ma la verità è che adesso la realtà sta superando la nostra immaginazione.